3 chilometri di cavi, uno scantinato, quattro amici, l'ex regista Rai Giuseppe Sacchi, detto Peppo, la moglie Ivana, Enzo Gatta e Adriano Gandolfo. Nasceva così, 40 anni fa, a Biella, la prima televisione libera d'Italia. Nel 1971 il Tribunale Cittadino sancisce la nascita di Telebiella. L'anno dopo Ivana Ramella conduce il primo telegiornale privato della storia della TV. Da questo numero il nostro video informatore inizia la sua pubblicazione periodica con scadenza settimanale. È una rivoluzione. Sul piccolo schermo, fino ad allora monopolizzato soltanto dai canali di Stato, finiscono la provincia, la gente. Un successo. Arrivano i quiz, i programmi musicali, gli ospiti importanti, come Enzo Tortora, Mario Soldati, un giovanissimo Ezio Greggio. Ed è contagioso. In tutta la penisola le emittenti locali spuntano come funghi. Arrivano gli spot pubblicitari, i consorzi televisivi, ma soprattutto nasce l'informazione locale. E il territorio nella TV di Peppo Sacchi diventa protagonista, con notiziari, inchieste scomode che piacciono tanto alla gente e fanno andare la cena di traverso ai politici. E i palazzi del potere reagiscono. Nel 73 il governo vara una legge contro i canali privati e intima Telebiella di spegnere le trasmissioni. Peppo Sacchi risponde con una diretta di 5 ore dove persino i telespettatori vanno in diretta a difendere la causa. Il canale viene oscurato, ma Sacchi non molla, porta la vicenda in tribunale e la corte gli dà ragione. Nel 74 parte la liberalizzazione delle televisioni private, arrivano i grandi gruppi, canali di Berlusconi. L'avventura di Telebiella durerà ancora a lungo. Oggi ha aggiunto al suo nome la sigla A21 e, fedele al suo precorrere i tempi, trasmette in diretta sul web da Città Studi, l'università privata biellese. Ma realizza anche servizi e collegamenti dal biellese per la nostra emittente Telecupole, con cui negli anni è nata una fedele collaborazione. Al timone di Telebiella c'è sempre Peppo Sacchi, che a 79 anni non ha perso smalto né voglia di raccontare le verità scomode. Di idee in cantiere, c'è da giurarci, ne ha ancora molte. Il Jiping è quella maschera che ha diversi nomi nelle prealpi. È un personaggio senza peli sulla lingua che bastona i potenti.